Le piattaforme sono fondamentalmente dei dispositivi di intermediazione. È, in termini molto generali, l'aspetto che unifica piattaforme che sono tra loro anche molto diverse. Il mio rapporto con un autista di Uber, il mio rapporto con un rider di Foodora, il mio rapporto con qualcuno che mette a disposizione il suo appartamento su Airbnb è mediato dalla piattaforma. Parlare delle piattaforme come dispositivi di intermediazione significa sottolineare il ruolo che svolgono nell'organizzazione dei rapporti sociali. In questo momento in cui viviamo in isolamento, questo è ancora più evidente. C'è quasi un monopolio delle piattaforme sui rapporti sociali, sulla socialità. In questo senso, le piattaforme hanno implicazioni direttamente politiche, hanno a che fare cioè con il modo in cui ci rapportiamo gli uni agli altri. Questo naturalmente non è neutrale. Alcune piattaforme almeno si candidano a uscire tra i vincitori di questa crisi, anche economica evidentemente, che stiamo vivendo. Pensate ad esempio alle piattaforme di Microsoft o di Google per la didattica a distanza, che vengono utilizzate in centinaia, migliaia di scuole, di università. È facile prevedere che anche il valore di queste imprese possa essere incentivato, moltiplicato da quello che sta avvenendo. Contemporaneamente, come dicevo, le condizioni in cui stiamo vivendo rendono evidente l'importanza delle piattaforme, il fatto che la nostra vita è difficilmente concepibile senza le piattaforme. Questo è particolarmente evidente in questo momento eccezionale, ma come spesso avviene, l'eccezione illumina anche la normalità, ci fa comprendere dunque rispetto alle piattaforme quanto siano entrate in profondità nelle nostre vite. Le piattaforme, in quanto infrastrutture della quotidianità, devono essere fatte oggetto di una riflessione critica e di una azione politica. Nella discussione internazionale su questi temi si confrontano fondamentalmente due opzioni: quella del controllo statale delle piattaforme e quella del cosiddetto cooperativismo di piattaforma. Io penso che dovremmo cercare di superare questa alternativa. Dovremmo cercare di immaginare un insieme di interventi che in alcuni casi possono sicuramente anche coinvolgere il potere dello Stato, mentre in altri possono appoggiarsi, ad esempio, al potere dei comuni e possono incentivare lo sviluppo di cooperative che gestiscano le piattaforme. In fondo, così come le conosciamo, le piattaforme emergono nel contesto di un'altra crisi, della crisi finanziaria del 2007-2008. Evidentemente esistevano piattaforme anche prima, ma le piattaforme come le conosciamo oggi, il cosiddetto capitalismo di piattaforma, emerge all'indomani della crisi del 2007 e 2008. In poco più di 10 anni le piattaforme sono diventate, come dicevo, tra le infrastrutture fondamentali della nostra quotidianità. Si tratta dunque di porre il problema di
diffondere la consapevolezza del fatto che proprio in quanto sono dispositivi di intermediazione, le piattaforme devono essere considerate come qualcosa di comune e deve essere dunque messo in discussione il principio della proprietà privata delle piattaforme. Dicendo questo, sono consapevole del fatto che sto dicendo una cosa tutt'altro che facile da realizzare. Sto indicando un terreno di conflitto, un terreno di contesa, un terreno di lotta, su cui appunto si tratta intanto di affermare questo principio. E una volta affermato il principio secondo cui le piattaforme sono un che di comune, si possono immaginare diversi modi di gestione delle piattaforme. E anche laddove diventasse possibile il controllo statale su alcune piattaforme, non si può in alcun modo rinunciare al principio della gestione cooperativa.